Amici blucerchiati, bentornati sul canale YouTube di Meme of Sampdoria. Nuovo video, approfittando della pausa per le selezioni nazionali, pausa del campionato e quindi primo bilancio delle prime sette partite della Samp in questo avvio di stagione 2020-2021. Abbiamo parlato già della difesa, oggi approfondiamo il centrocampo, giocatore per giocatore. Iniziamo da Antonio Candreva. L'esterno romano è arrivato a campionato già iniziato il 25 settembre. Mister Ranieri lo ha subito gettato nella mischia da titolare nella gara contro il Benevento, dove ha firmato l'assist per il 2-0 di Colley. Poi è stato decisivo anche nella partita contro la Fiorentina, servendo Quagliarella nell'azione in cui il centravanti campano si è guadagnato il rigore che poi lui stesso ha trasformato. Candreva ha preso anche un palo contro i Viola, è stato titolare nella vittoria contro la Lazio. Un problema muscolare gli ha fatto saltare Bergamo, è rientrato in uno scampolo di derby e poi ha giocato nuovamente tutta la partita, o meglio da titolare, nella sconfitta di Cagliari. Dicevamo, si è presentato alla grande dimostrando con il cross per Colley che cosa può portare a questa squadra, cioè qualità. Ha azzeccato subito perfettamente il primo cross dopo una bella finta. Alla Samp può portare grande pulizia di palleggio, può aiutare la squadra a risalire il campo, visto che sa calciare bene con entrambi i piedi ed è un giocatore molto lucido, soprattutto nella prima tre quarti di campo. Inoltre può godere del diverso modulo, che essendo un 4-4-2 per lo più con un terzino bloccato e più difensivo dietro come Bartosz Berezinski, di maggiore libertà in fase offensiva. Può svariare anche su tutto il fronte d'attacco, gliel'abbiamo visto fare nel derby quando è entrato, non è rimasto sul binario di destra ma ha svariato, appunto è andato a giocare sia centralmente sia si è allargato addirittura a sinistra, quindi fondamentale la sua presenza sulla fascia e nel centrocampo di mister Ranieri. Proseguiamo con Morten Thorsby. Assoluta certezza, il centrocampista norvegese è il simbolo in campo della Samp di Ranieri, poco estetico, tremendamente efficace, ha trovato il gol bello a Bergamo, il gol del 2-0, intelligente perché consapevole dei suoi limiti tecnici e quindi gioca semplice quando ha il pallone tra i piedi, quando la Samp invece deve difendere è assolutamente indispensabile. Prevedibile questa statistica, ma confermata, è quello della Samp che corre di più, 11 km di media a partita percorsi dal centrocampista scandinavo. Il suo impegno nel sociale e nella tematica ambientale extracampo contribuisce a dare un'ottima immagine della Samp anche all'esterno. A completare il duo nordico nella mediana della Samp c'è lo svedese Albin Ekdal, alla sua terza stagione in blu cerchiato. Lo vedo un po' in sofferenza, dovendo spendersi molto nelle corse da una parte all'altra, da un'area all'altra, e dovrebbe essere lui quello che dà un po' di ordine, un po' di pulizia all'impostazione della manovra blu cerchiata, che però spesso lo scavalca con i lanci lunghi della difesa o con le giocate laterali oppure palle verticali direttamente verso le punte. Lo avevamo visto nella sua migliore versione nel calcio palleggiato di Marco Giampaolo come vertice basso del 4-3-1-2 del mister abruzzese. Tocca meno palloni, un po' meno coinvolto, ma sarà sicuramente fondamentale da qui alla fine del campionato. Un giocatore che invece è stato assolutamente rivitalizzato e valorizzato dal stile di gioco di Claudio Ranieri e che invece con Giampaolo rampesce fuor d'acqua è Jakub Jankto, che quest'anno è un titolare inamovibile alla Samp. Interessante la tematica riguardante la fascia dove deve giocare il centrocampista ex udinese, perché è stato sempre schierato a sinistra, è stato spostato a destra come sapete per l'assenza di Candreva a Bergamo e nel derby è lì in due partite ha realizzato due gol e un assist, perché ovviamente essendo mancino rientra dentro il campo partendo da destra. È stato un investimento pesante da parte della dirigenza blucerchiata nell'estate 2018, alla fine complessivamente 14 milioni e mezzo spesi per acquisirlo dall'Udinese, che vanta peraltro il diritto del 50% sulla futura eventuale rivendita della Samp. Esauriti i titolarissimi, passiamo agli altri giocatori che hanno contribuito alla causa blucerchiata a centrocampo in queste prime sette giornate. Parliamo di Mikkel Damsgaard, esterno danese, una delle più belle sorprese di questo inizio di campionato. Non ha assolutamente avuto necessità di ambientamento, il mister l'ha buttato subito nella mischia. Le qualità, la personalità e le capacità tecniche in fase offensiva sono evidenti e sotto gli occhi di tutti. Ranieri lo sta forgiando e lo sta catechizzando per quanto riguarda
la fase difensiva gli fa fare l'esterno a sinistra principalmente del 4-4-2 e lo abbiamo visto soprattutto approfittando delle porte chiuse nelle partite per esempio a Firenze o in casa contro la Lazio. Abbiamo sentito proprio che era il bersaglio principale delle indicazioni di mister Ranieri da bordo campo, soprattutto quando la Samp non aveva il pallone, a indicargli le uscite, i momenti in cui andare ad aggredire il giro palla difensivo avversario. Prima convocazione nazionale, subito assist alla prima da titolare con la nazionale biancorossa scandinava. E la partita più interessante però secondo me è stata quella col Genoa, dove forse non ha dato il meglio di sé, ma è quella in cui l'abbiamo visto più all'opera in una gara offensiva rispetto alle altre che, come dicevamo, sono state prevalenti di attesa e ripartenza. Proseguiamo a centrocampo con giocatori che titolari fino a qui non sono stati ma che scalpitano per diventarlo, passando da Adrien Silva. Il centrocampista portoghese ha totalizzato una settantina di minuti in tre spezzoni da quando è arrivato alla Samp, più un'oretta da titolare giocata in Coppa contro la Salernitana. Ne abbiamo intuito le potenzialità. È un palleggiatore, è un centrocampista geometrico ma non scolastico, ama la giocata di fino, ama il ricamo, ama ragionare, bisognerà capire in quali partite riuscirà a trovare le condizioni per farlo. Comunque, a proposito di giocate di fino, abbiamo negli occhi il suo bel colpo di tacco che nel derby ha lanciato Keita in una delle occasioni verso Perin. Si giocherà verosimilmente il posto con Ekdal se il modulo, come probabile, rimarrà questo 4-4-2. Rispetto al giocatore svedese, Silva è un po' meno difensivo, è un po' più appunto geometrico, più palleggiatore. Ranieri ha detto di averlo già voluto all'Leicester, Silva ci è andato all'Leicester ma quando Ranieri ormai era già stato esonerato l'ha rivoluto e stavolta l'ha avuto, quindi speriamo che Claudio Ranieri sappia far rendere al meglio o maestro, così veniva soprannominato in Portogallo, Adrien Silva. Un altro che sta premendo per candidarsi ad una posizione da titolare nel centrocampo della Sampdoria è Valerio Verre. Caso abbastanza strano perché giocatore molto apprezzato dalla piazza che crede in questo classe 94 l'anno scorso all'Hellas Verona, pur non avendolo mai visto particolarmente all'opera, però ha fatto ottime cose sia all'Hellas l'anno scorso sia al Perugia in Serie B un paio di stagioni fa. La società non ha mai realmente dimostrato di puntare su di lui. Sempre al centro di voci di mercato, significativo anche come dopo la partita di Firenze in cui Verre è stato protagonista e decisivo con il bellissimo gol in pallonetto su Drongoski che è valso il 2-1 finale, Ranieri a precisa domanda ha risposto: se va via Ramirez sono contento per Verre che avrà più spazio. Evidentemente poi Ramirez è rimasto, questo significa però che Verre dal mister suo concittadino è visto principalmente come sottopunta, come partner di Quagliarella o Keita nell'attacco blucerchiato, non lo vede nei due di centrocampo. Quindi vedremo quale sarà lo spazio che Verre avrà, anche perché quando entra solitamente fa molto bene, Ramirez invece in questo inizio di campionato non sta convincendo sempre in modo assoluto. È anche vero che però Ramirez ha caratteristiche differenti, più fisico, quindi può fare un lavoro diverso che magari a Verre riesce meno facilmente. Nel frattempo Verre, schierato peraltro trequartista dietro due punte nella partita sperimentale, diciamo così, di Coppa Italia vinta contro la Salernitana, ha firmato l'assist per Lagumina oltre a quello per Damsgaard nel 3-0 contro la Lazio, proprio per il gol che ha decretato il sigillo nel match contro i biancocelesti. Chiudiamo con gli ultimi due che abbiamo visto un pochino meno all'opera, cioè Mehdi Leris e Christopher Askildsen. Leris, sappiamo, sta un po' faticando, è arrivato l'anno scorso a entrare nelle simpatie del tifo blucerchiato. Vero è che quest'anno con una squadra un pochino più quadrata avrà forse meno spazio rispetto alla stagione scorsa, con le 5 sostituzioni però vediamo che praticamente subentra sempre durante il match. Quest'anno è addirittura partito titolare nella partita d'esordio contro la Juventus, complice il fatto che Ranieri aveva puntato su un centrocampo più coperto a 5 e non erano ancora arrivati Candreva e Adrien Silva, per dirne due. Psicologicamente può essere importante per lui quest'anno magari entrare in situazioni di partita un po' più tranquille per dimostrare le sue qualità, le caratteristiche che probabilmente dal punto di vista offensivo ci sono ma ancora non sono state viste. Timido e ancora appare acerbo invece Askildsen, che abbiamo intravisto appunto in uno scampolo di partita finale contro la Fiorentina e
per intero nella partita di Coppa Italia contro la Salernitana. Lo vedo ancora un po' timido, tenta di fare il compitino, la cosa migliore però l'ha fatto l'anno scorso nella partita persa contro il Milan a Marassi 4-1, dove realizzò un gol bellissimo da fuori area, facendoci sperare, insomma, di rivedere giocate del genere. Dunque, è tutto per questo approfondimento sul centrocampo blucerchiato in queste prime 7 giornate di campionato. Aspettiamo, come sempre, i vostri commenti qui sotto al video. Iscrivetevi al canale, seguiteci anche su Instagram e su Twitch, Meme of Sampdoria. Torneremo tra qualche giorno con il video dedicato all'analisi del reparto d'attacco della Sampdoria. Ciao a tutti!